Oh mio... No, raga, no, no, no. Ha messo notte! Ha messo notte, è stato lui! E rimane a terra così da fightare! No! Vabbè. È spettacolare sta roba! Vabbè. No, fai restare. Guarda, sto uscendo! Credo che un video in creative non l'abbiamo praticamente mai fatto in vita nostra, ma quest'oggi con Solini c'è un buon motivo per farlo. Dobbiamo fare una sorta di sfida uno contro uno con dei boss che sono tipo dei titani giganteschi che tipo spaccano tutto, ma non avete neanche idea. Cioè io posso descriverlo quanto voglio, che tanto non voi potete neanche immaginare quanto casino faranno e quanto saranno forti. Quindi andiamo, preparatevi bene, perché sarà una sfida folle. Guarda, Fer, io ti dico che quando li ho testati sono morto in creative. Com'è possibile non, morire in creative? Non l'ho ancora capito, ma io sono morto in creative. Com'è possibile? Non lo voglio sapere, quindi preparati perché ti potrebbe succedere. Ok, ci sono, allora, tante cose strane. Sì, puoi partire dalle tre torrette. Okay. Ok, le prime 5 cose in poche parole, perché okay, sono le uniche cose che non sono devastanti di questa sorta di mod. Ok, tutto il resto è tipo follia, sì, fa esplodere, sì, capisco, distrugge. Capisco. Queste sono abbastanza sobri, ok? Allora, bene, quindi decidi, iniziamo con cose. Un po' con cosa vorresti partire? Ormai. Vuoi essere ciò che evoca dei mostri o quella che usa le torrette per questo primo round? Dai, le torrette, vediamo. Ok, allora allontanati un po' da me, grazie, perché sai, se no altrimenti ti spacco la faccia. Vai. Esatto. Inizia a piazzare le tue torrette, io in base a quante torrette metti decido un pochino. Che fighe. Belle. Belle. Ok. Ma sta slasciando il cielo solo per questa torretta? Allora, spostiamoci un po' da questa parte perché sì, già non mi piace. Ok. Ok. E metto pure l'altra qui. Oh mamma mia, stanno succedendo cose strane. Quindi tre torrette. Sì. Allora io faccio un po' a casaccio, però. Io allora ho deciso di schierare due Iron Golem. Ok. E una di lui. Ok, ok, calmi tutti. Allora. Oh mamma. Un Golem sta morendo da solo di debuff. Vabbè, che cattiveria in quella torretta. Fere sta sparando un pipistrello perché non ha altro a cui sparare. Cioè, quanta gente dovrei evocare per battere anche solo una di queste torrette? Ah no, sono alleati perché sono Wither. No, vengono a te. No, basta. Le nostre ceste, Steph. Andate? Sì. Finite? Sì. Io te l'avevo detto, spostiamoci, andiamo da un'altra parte. Sì. Era un'ottima idea. Non mi hai ascoltato, non mi hai ascoltato. Era un'ottima come idea. Come sempre, tu non mi ascolti, ma figurati. Okay. Allora, Fere, mi sento un po' offeso, quindi ho deciso che partirò ad evocare un boss così i consolini almeno capiscono di che si tratta. Sei pronta? No. Vado? No. Quindi, le tue tre torrette contro il mio boss. Che sono ancora lì, belle, cioè, stabili. Non hanno neanche subito da... Ok. Ok. Sei diventato uno slime, Steph? No, no, sono morto. Mi hanno totalmente ammazzato, Fere. Anche te? Sì. Te l'ho detto, cioè se ti prende, ti ammazza. Cioè si muore anche in creative, figurati in survival. No, Steph, vabbè, in survival non esiste. Ma è follia sta roba, è follia. Allora, devi... È stato sconfitto, ma sei di nuovo diviso. Oh, ci sono 2000 mini slime. E guarda quanti piccoli slime ci sono contro quelli. Oh, pioggia, mio Dio. Ma che tristezza. Aspetta, oh mio Dio, Fere, sistema il clima, sistema il gioco. No, voglio, oh voglio mio, sistemare almeno il gioco perché qua sto succedendo. Io ti dico solo che le tre torrette sono ancora vive. Io ti dico solo che le tre torrette sono ancora vive. Sono imbattibili. Io devo stare lontano, raga, perché altrimenti mi fanno esplodere. Però le tre torrette sono ancora vive. Vengono attaccate dallo slime, ma stanno vincendo la sfida. Quanti slime ci saranno lì sotto, secondo te? Non lo so. Ma l'hai visto come si schiacciano quando vengono? Sì. Fa molto ridere, sì. Oh mamma mia. Forse le torrette sono proprio imbattibili. Io comunque me lo sto guardando qua da lontano perché non Vero? Voglio morire di nuovo, sì. Anche sì, io ormai ho il trauma. Non so quanto possa durare questa battaglia, però con soli... Una torre è stata distrutta, quindi davvero? Non sono immortali, sì. No, quindi beh, ci sta, non sono immortali ma sono morti. Il boss molto, slime molto, molto è forte. Riuscito per ora a distruggere una delle tre torri e ha un sacco di slimettini piccoli 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 che cercano di contrastare le ultime ma due guarda! Torrette. Vi volevo dire, adesso avete capito perché siamo in creative e perché no, beh, avevo necessario. Detto che sarebbe stato un casino. Ma poi ripeto, cioè secondo ragazzi, si muore in creative, ma che cavolo di diavoleria è Steph? Questa che è si la muore sfida, in creative. Prova a non crashare, perché secondo me prima o poi ci fanno crashare. O prova a non morire anche in creative, perché anche davvero è... Oh mamma mia. Sai che... Smettetela. Sai che se i consolini mettono un botto di likes e noi faremo il video dove li affrontiamo in survival? No. Sì, sì. No, non lo facciamo. Sì, sì, io te lo dico. No, quindi no, consolini no, starà a voi. Non mettete like, io ve lo dico, non mettete like, ok? Allora... Ce l'abbiamo fatta, Steph. Ce l'abbiamo fatta.
È una domanda, non è un'affermazione, perché vorrei passare al prossimo. Ma qui sembra non finire mai, cioè sì, sono ancora tipo metà vita, sì, tu non vedi la barra. Li lasciamo qua? Sì. Tanto sembra che le torrette comunque abbiano vinto alla fine, sì. Perché alla fine se tu guardi gli slime sono quasi tutti morti, sono piccoli 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 e queste torrette stanno ancora più che bene. Guarda le voragini che hanno combinato qua. Ah, ma io non posso... No, no, scusa, scusa. Lasciali in pace, Steph. Lasciali, scusa, non toccare le torrette. Meglio di no. Meglio lasciare tutti in pace in sto mondo non strano. Non posso romperle? Sa di no. Anche se... Non posso... No, raga. Sono obbligato a lasciarle qua. Però andiamo via. Andiamo via, andiamo via. Ho paura. Ah, però aspetta. Dovremmo avere una spada? Ok, fammela cercare. Dice che non sono degno di questo potere, però okay. Quella da 1500 dovrei essere degno. Ok, vai. Ok. Ok, ok. Però non eri degno, Steph. Non ero degno. Non ero degno. Allora, fammi Vabbè, togliere tutto. Spostiamoci un pochettino. Beh, che dici, direi. Allora, io inizio a scegliere il boss che andrò ad evocare adesso. Che... Ma io non penso di averli tutti. No, io sono tornato infatti a rivederli. Perché devo digitare Titan, no? Sì. Ok. Ok, io utilizzerò il ragno Titan Spider gigante. Ok, aspetta, okay. Sto leggendo, Steph, perché leggi, sono tanti leggi, però qua. Veloce, per favore, qua, sono curioso. Secondo allora, me è troppa cattiveria quello che sto per usare io, Steph. Posso? Non è Megazilla, vero? Volevo usare il Charged Creeper Titan. Ma va bene, va bene, va bene. Va bene. Cavoli tuoi, cioè, vai. Guardalo, guarda l'effetto. Sì, inizia a metterlo. No. Vai. Sono crashata, Steph. Io l'avevo detto che era la prova a non crashare challenge, ho raga. Ho appena perso. Winner clear. Ferry ha perso la challenge. Ferry, stai vedendo? C'è anche delle animazioni straordinarie. Io te l'ho detto che non era il caso di evocarlo. C'è un demonio. Io non posso Steph. Rimettere e che non piove. Perché è lui che sta facendo fulminare. Vediamo se riesco. Che faccio, raga? Cioè, devo andare alla carica rischiando di crashare io stesso. Ti prego. Io non posso più entrare. No, Ferry sta volando via. Mi sta scappando via. Perché ha capito che lo vogliamo sé. Sta saltando, volando nei cieli. Io ve l'ho detto, ragazzi, se mettete troppi likes dobbiamo per forza farlo in survival. Sono intelligenti, Steph. Cioè, sta scappando, sono intelligenti. No, no, è follia questa roba, Steph. È follia. Ferry, dobbiamo creare un altro mondo. No, dobbiamo creare un altro mondo. Io non posso più entrare. No! Ho perso anche io. La prova a non crescere challenge è andata sull'1-1. Il creeper ha buttato giù tutto. Quindi siamo in un nuovo mondo e si ritorna con le sfide. Ferry, cosa hai deciso di utilizzare? Qualcosa Zombie di più sobrio, no, grazie. Ho cambiato idea. Ok, inizia ad evocarlo pure, così lo iniziamo ad osservare. Oh mio... No, raga, no, no, no. Ha messo notte, è stato lui. E rimane a terra così da fightare. No. Vabbè. È spettacolare sta roba. Vabbè. No, Ferry, sto uscendo. Ma che paura, Steph. Ma stanno cadendo meteoriti o cose del genere, scusami. Non lo so, penso che sia lui con la spada che tira cose, non lo so. Allora, vado. Oh! No, sta per saltare, non saltare. No, è un colpo di spada questo. Mo tagliare una montagna. Con chi ce l'ha? Ha evocato lui stesso zombie che stanno uscendo dal terreno. Guarda, e adesso stanno lì. Arrivando fulmini. Ah, che disastro. Ferry, no. Prova a non crashare parte 2. Vai. Io te lo dico. Ferry, è uno scheletro che si sta animando e sta salendo sopra un ragno che si sta evocando in questo momento. No, oh mio Dio. Cioè, dove ti sei tirato fuori stavolta? Non l'ho ancora capito. Perché è impressionante, è bellissima. Io non ho mai visto su Minecraft una cosa del genere. Sapevo che erano animati alcuni, ma non pensavo così bene. Immagini così bellissimi. Allora, lo scheletro... Io non penso neanche di poter rimettere giorno. No, 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 non puoi. Penso che faccia tutto lo zombie, fammi allora, provare. Allora, lo scheletro con lo spider sono attivi. Stanno prendendo esplosioni come lo zombie, non capisco bene perché... Oh mio Dio, è iniziata la rissa! Io ho messo giorno, ma gli zombie suoi stanno bruciando. Vabbè, un piccolo dettaglio, ma vabbè. Guarda lo scheletro che è da testate. Cioè, il ragno, una cattiveria inaudita. Lo scheletro hai notato che non combatte? Lo scheletro, sì, è lì che si guarda. Si sta passando, sole, sì, chiaramente. Dice, ah, che bella che giornata. Che poi quell'altro zombie piccolo, ma che in realtà è enorme, chi è? Dov'è? Aspetta. Lo vedi che è gigante? Sta picchiando lo spider? Sì. Cioè, chi è? Chi è? Guarda, perché aspetta, è arrivato? Si è arrabbiato lo scheletro. Si è arrabbiato, Steph. Sta combattendo. Più o meno.
Non è proprio un fenomeno. Ma sta perdendo. Ha una ferita? No, erano le frecce. Stanno avendo blocchi. Erano le frecce. Si stanno dando calci. Cos'è questa battaglia? Comunque, Steph, scusami. Altro che film della Marvel qui, Cioè, è spettacolare sta roba. È un apocalisse incredibile. Io neanche ho capito chi sta vincendo. Effetti scenici spettacolari. Penso che stia vincendo lo scheletro, perché lo zombie mi sembra che sia la vita più in alto. Ed è quella grigia, però ha un regen incredibile. Impressionante, cioè, proprio. Sta recuperando vita invece che perderne. Guarda lì la cattiveria che come. Hanno. Non lo so, Fere, che facciamo? Qua siamo un po' a rischio di prova a non crashare, Sì. Secondo me siamo proprio ai limiti, quindi non vorrei evocare altro. No, aspetta, secondo me aspettiamo 2 minutini e vediamo se riescono a finire sta battaglia, perché io non mi vorrei mettere in mezzo. Però non possiamo neanche evocare altro, Steph. O stai per evocare una torretta? Sta per evocare una torretta. Ecco qua, vuole crashare di nuovo. Ma Steph, ci sono ragni strani. Ma li hai visti in terra? Ho sbagliato. Tipo dei ragni viola. Che ha combinato Steph? Oh no. Oh no. Raga, scusate. Oh no. È stato un errore. Però ci allontaniamo? Se vai molto lontano non li... È crashato tutto? No, sono tutti fermi. Abbiamo fatto crashare. Sono ripartiti. Ma porca miseria. Sono ripartiti. Sono pazzi. Andiamo via. Sì, ma Steph, io paura che anche se ci spostiamo evochiamo altro. Cioè, finisce male. Beh, teoricamente se andiamo troppo lontano. Ma l'hai visto? Ci sono il gioco non carica più, credo. Non lo so. Non lo so. Vorrei che fosse così. Come facciamo a batterli in survival, sti robi? No, non puoi. Non puoi. Cioè. Cioè, tu cosa sei in confronto a loro? Un moscerino? Ma neanche. Ma neanche. Quando ti va bene sei un moscerino. Un atomo di un moscerino, capisci? Ok, allora, io mi sono allontanato a sufficienza. Cioè, ci sono sempre fulmini e cose varie, però secondo me si sta abbastanza bene. E io a sto punto ho deciso che ti devo fare un dono. Quindi decidi. Ti consiglio l'ultima Iron Golem Titan. Iron Golem. Okay. Ultima. Questa. Sì. Dai. Ok, evocalo. Siamo sicuri? Io li sento ancora che fanno un disastro quelli là, Ok. Ok. Spera, quanto... Quanto è grande? Ha 500.000 di vita. Ok. Allora, lui... Obvio. Che sta picchiando... Oh, mamma mia, siamo vicini al crash. Vado? Sì. Ecco qua. Andato? L'hai chiamato, Steph. È andata, è crash? Fer è crashata, io sto resistendo, signori. Resisti, Steph! 2-1! Ce la puoi fare! Fer, che... Che cavolo è? Che cavolo? Cos'è evocato? Cos'è? Witherzilla. Witherzilla, ok. Sì. Allora, sto andando dietro la montagna tutto per non normale. Vederlo. Ma Witherzilla mi sembra una cosa logica, Steph. Che cavolo è un Witherzilla? Non lo so. Un Wither Godzilla, ovviamente. Per ora ci sono solo fulmini. Quindi, tremble before my house on power. Credo che stia per comparire. You should feel ashamed for the selfish action that brought no, you to no. me. Siamo a posto, non vogliamo non ne nulla. Vogliamo pesci. No, grazie. Non ci serve niente. Sono comparsi altri fulmini. No! 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 Ok. Ci siamo ancora, okay. Ci siamo ancora, ci siamo ma ancora. Ma perché io crasho sempre e mi perdo tutto il più bello? Cioè, non è giusto. Sta ancora parlando, Nel mentre il golem me li fermo che dice ok. Ok, vabbè, okay. Aspettiamo io, che finisca. Io i fulmini parlare. Non li faccio, però. E che finalmente... Ma perché non faccio anche i fulmini? Non è qualcosa, vero? No. Che succede? Prova a rientrare. Sono anche finiti se non i fulmini. Penso mi faccia rientrare. E c'è una sorta di neve. E lo vedo. Che però va dal basso verso vabbè, l'alto. Ma che io che temo è? Che quello sia il boss. Ok. Va bene. Tutto normale. Tutto normale. Cose che si vedono tutti i giorni, ovviamente. Ce la faccio. Ce la faccio. Dai, fammi rientrare. Che voglio vedere. Sto osando sulla prova a non crashare. Però. Di non poter più rientrare. Io credo. Che questo sia un boss spettacolare. Io penso che il boss sia questo. Sta per crashare tutto. Sto per esplodere. Vi dico addio in anticipo perché so che finirà male. Che succederà? Che succederà? Però io credo che questo sia un boss. Siamo in altissimo e neanche così riusciamo ancora a caricarlo bene. Perché è troppo. Hanno esagerato comunque. Cioè, ho capito fare time una mod set. 5.000. Non posso, non mi permette più no, di cambiare. Ci sono troppi effetti, Steph. Ci sono troppi effetti ormai. Va bene. Ok. Ok. Okay. Sfidali in survival. Vai, Steph. Togliti la creative e vai. Sfidalo. Vado? Sfidalo. Sì, 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 sì. Mi faccio un blocchetto a fianco a lui. Esatto. Non so cosa dire. Cioè, a parte
Oh mio Dio. Poi cos'è sto rumore? Non lo so. Cioè, sono rumori strani che fanno loro, ovviamente. Sì, vabbè, è lui. Credo che neanche carichi le texture. Fare. Ci sta. Ecco la faccia. Eccolo qua. Ciao, bello. Non ci fai crashare, vero? Ma sai che se... prende anche danno. Non capisco da cosa, ma sta prendendo danno. Guarda lì la vita. Ma è partito così in realtà. Ah, ok. Vabbè, io scendo. Ciao, bello. Ciao. Tu resta in cielo se vuoi, ma io torno a casa. Ok. E il golem ancora lì triste perché lui non ha fatto i fulmini. Povero, povero. Te li facciamo fare anche a te, te lo prometto. Ah, comunque per toccare la piano butta dei wheeler charged in giro per la mappa. Ah, beh, sì. Per toccare la piano. Semplice, semplice. Ok, ok. Golem, è stato un piacere, è stato molto divertente, ma noi ci fermiamo così prima che crashi tutto. Consolini, fateci sapere se volete vedere altri video con questa mod totalmente fuori di testa, se volete vedere degli uno contro uno nello specifico, se ci volete vederli affrontare in survival, eccetera, eccetera, fateci sapere. E se vi volete vedere altri video, qui sotto ci dovrebbe essere qualcosa da qualche parte. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e ci fermiamo così.